Ciao, io sono Marco Sellati e sono un ex ballerino, faccio parte del mondo spettacolo e ho deciso di aprire un 101 caffè. Allora, ho deciso di aprire 101 caffè, a parte che io già lo stavo osservando da un po' di tempo, anche venendo da un altro settore. Poi la causa pandemia mi ha fatto anticipare un po' questo sogno e ho aperto 101 caffè, primo perché amo il settore, due perché credo che sia un business oggi importantissimo in Italia, in grandissima evoluzione, e credo che sia forse uno dei business più importanti, forse anche il numero uno in Italia, essendo noi un popolo di bevitori di caffè. Quindi mi piaceva l'idea di affiancarmi e appoggiarmi a una grossa azienda come appunto 101 Caffè, una realtà importante che ti supporta anche soprattutto nella fase iniziale e nel tutto il percorso. Quindi è un settore che l'ho molto affascinato, anche venendo da un altro ambiente che è quello che ho detto prima, il mondo dello spettacolo, ma mi affascinava anche questo, e come imprenditore ho detto facciamo un'attività parallela a quello che è il mio lavoro numero uno, diciamo. Guarda, dopo un breve colloquio che ho fatto a Milano con i responsabili, tornando a Roma, abbiamo fatto una ricerca nei centri commerciali e ci è capitata questa opportunità perché ha una posizione strategica, centro commerciale Tagnina. Ovviamente non era presente 101 Caffè, e quindi abbiamo colto al volo e da lì è nato poi tutto. Allora, dico la verità, faccio fatica perché sono tanti i prodotti buoni del 101 Caffè, veramente tanti, ma oggi io mi giro e ve lo presento.